Anna Maria Cancellieri è il nuovo ministro dell'Interno. Come nelle previsioni, sarà proprio l'ex commissario di Bologna a guidare il Viminale nel governo Monti, che ha giurato nel pomeriggio al bolognese Piero Gnudi la delega sport e turismo. Sgomberato questa mattina all'alba l'ex cinema arcobaleno, occupato da alcuni giorni, qualche momento di tensione con le forze dell'ordine che hanno trascinato fuori a peso una cinquantina di giovani, poi tutto si è svolto regolarmente. 4.500 pasti per le famiglie in difficoltà, l'iniziativa voluta dall'ASCOM coinvolge 18 ristoranti tra i più famosi della città che destineranno 50 pasti al giorno ai più poveri da distribuire attraverso la Caritas. Momenti di paura ieri sera per una 39enne di origine tedesca aggredita in zona Mazzini da un uomo che voleva rapinarla del Rolex. All'intervento di un amico il bandito ha esploso un colpo di pistola salve, fuggendo poi col prezioso orologio. C'è anche una mega cioccolata da 15 metri nell'ambito del Choco Show aperto oggi a Bologna. La super tavoletta, che pesa 300 kg, entra di diritto nel Guinness dei primati, ma tante sono le golosità. Buonasera a tutti dalla redazione di ETG Bologna. In primo piano la politica nazionale. Come saprete, il nuovo governo guidato da Mario Monti ha giurato nel pomeriggio davanti al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma nell'esecutivo c'è anche in qualche modo un pezzettino di Bologna. Infatti, come annunciato il Ministro degli Interni, un dicastero davvero molto molto importante, sarà di Anna Maria Cancellieri, ex commissario proprio nella nostra città, ma entra anche il nome di un bolognese doc, Piero Gnudi, che avrà la delega sport e turismo. Facciamo il punto in questo servizio di Gabriele Sciarra. Due ministri bolognesi entrati a far parte del nuovo governo Monti. La prima è in realtà una bolognese d'adozione. Si tratta di Anna Maria Cancellieri, che quotatissima fin dal Toto Ministri è stata nominata oggi ministro dell'Interno in sostituzione di Roberto Maroni. Una lunga carriera alle spalle, 67 anni, di origini romane. La Cancellieri ricopriva fino a ieri l'incarico di commissario prefettizio a Parma dopo la caduta del sindaco Vignali. Un incarico che aveva ricoperto anche sotto le due Torri, dove fu inviata dal ministro Maroni per sostituire l'ex sindaco Flavio Del Bono, rimasto coinvolto nel Cinzia Gate. Laureata in scienze politiche a Roma, ha cominciato a lavorare all'età di 19 anni con le istituzioni, fino alla nomina a prefetto nel 93, una carica che ha ricoperto a Vicenza, Bergamo, Brescia, Catania, Genova. Le prime parole della neo ministro sono state: c'erano voci insistenti, pensavo potesse accadere, ma se me lo avessero detto solo una settimana fa avrei risposto. Di che stiamo parlando? È lungo invece come un elenco telefonico il curriculum dell'altro bolognese chiamato al governo, questa volta un petroniano doc. Si tratta del 73enne Piero Gnudi, chiamato a guidare il dicastero allo sport e turismo. Economista e con una lunghissima serie di incarichi di primo piano alle spalle, Piero Gnudi è stato presidente dell'IRI, dell'Enel, di Rai Holding, di Locat, di Astaldi e ha ricoperto incarichi in Unicredit, Aspen Institute, nel Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Due tecnici di pregio, dunque, in una squadra di Monti tutta a politica. Tuttavia è noto il legame di amicizia tra Gnudi e il leader UDC Pier Ferdinando Casini, così come vale la pena ricordare che alla Cancellieri il PDL bolognese propose di candidarsi alla guida di Palazzo da Curzio nelle ultime amministrative, poi vinte dal democratico Virginio Merola. E un augurio al neo ministro Anna Maria Cancellieri. È stato inviato tra i tanti dal sindaco di Bologna Virginio Merola. La Cancellieri ha saputo guidare Bologna nel difficile periodo di commissariamento, sempre nell'interesse della città e dei suoi abitanti, ha detto Merola. Sono convinto, ha poi concluso, che allo stesso modo saprà fare bene anche nel complesso ruolo che le è stato affidato, dando un contributo fondamentale per le sorti del nostro paese. Voltiamo pagina. Sgomberati alle prime ore di questa mattina i locali dell'ex cinema arcobaleno, occupati da giorni dai ragazzi del movimento degli insolventi. I giovani hanno posto resistenza passiva, non si sono comunque verificati incidenti. Vediamo.
La sveglia è suonata alle 6. Gli insolventi che da giorni occupavano l'ex cinema Arcobaleno sono stati sgomberati da polizia e carabinieri poco dopo l'alba di questa mattina. Gli uomini in divisa ci hanno messo circa un'oretta per convincere i ragazzi ad abbandonare i locali, così come avevano annunciato. E come vediamo da questo filmato tratto dal sito del Fatto Quotidiano, i giovani si sono seduti per terra e hanno esercitato una sorta di resistenza passiva. Agli agenti non è rimasto altro da fare che portarli fuori di peso uno ad uno. Poi, mentre gli uomini in divisa chiudevano l'ex cinema, gli insolventi hanno organizzato un piccolo corteo tra Questura e Piazza Maggiore, culminato con una conferenza stampa davanti all'ex Sala Borsa. Qui hanno denunciato la mancanza di ogni trattativa e il doppio pesismo adottato dal sindaco Virginio Merola. Ai draghi ribelli che occupavano il mercato di via Clavature sono stati dati locali dell'ex Teatro San Leonardo, hanno detto gli insolventi, e a noi nulla. Per loro è chiara la volontà dell'amministrazione di dividere i buoni dai cattivi, i dialoganti con le istituzioni dai non dialoganti. Questo hanno concluso per dividere il movimento e indebolire le istanze sociali. E ci sono anche già alcuni commenti, innanzitutto quello del questore di Bologna Vincenzo Stingone: è andato tutto nel migliore dei modi, ha detto c'erano timori perché non si va mai a cuor leggero in questo tipo di azioni, basta un niente per compromettere tutto, si possono creare situazioni critiche con conseguenze imprevedibili. Stingone si è detto soddisfatto per il comportamento ineccepibile e equilibrato delle forze dell'ordine, che hanno mostrato grande professionalità, ma ha anche sottolineato con piacere che pur in una situazione di illegalità i giovani che occupavano l'ex cinema hanno attuato una resistenza esclusivamente passiva, quindi non si è trasceso, non è stata necessaria un'azione più incisiva. Poi alcuni commenti politici negativi, i commenti verso lo sgombero da parte dei vendoliani di Selli in comune La Torre Cipriani, per i quali l'amministrazione doveva avanzare qualche proposta di mediazione. Un plauso arriva invece dalla Lega Nord, per la quale è stata ripristinata la legalità. Il PDL infine vuol sapere da Merola quali sono i termini dell'accordo con il quale è stato concesso agli ex occupanti del mercato di mezzo il Teatro San Leonardo. Intanto, per protestare contro lo sgombero di questa mattina, un'ottantina di insolventi ha bloccato nel tardo pomeriggio di oggi il traffico sotto le due torri. La protesta è durata una decina di minuti, al termine dei quali i manifestanti in corteo si sono incamminati verso la Sala Borsa, dove hanno tenuto un'assemblea. Proseguono invece comunque, al di là delle occupazioni, anche diverse iniziative di protesta in città. Un'altra è stata inscenata nel pomeriggio dagli attivisti di Occupy Bologna, gli stessi che l'11 novembre scorso hanno occupato la facoltà di lettere di via Zamboni. Una cinquantina di ragazzi si sono presentati davanti alla filiale con un secchio di cemento e alcuni mattoni, la filiale Unicredit di piazza Aldrovandi, i mattoni con i quali hanno cominciato letteralmente a murare, come vediamo in queste immagini, l'ingresso della banca, accusata, scrivono, di essere tra le maggiori responsabili nel murarci ogni giorno qualsiasi possibilità di avere un futuro. Alcuni dei manifestanti indossavano una maschera con la faccia del neo premier Mario Monti, raffigurato con in testa un casco con il marchio BCE. Il blitz è durato pochi minuti, poi l'arrivo dei carabinieri ha fatto allontanare il gruppetto, che ha fatto ritorno alla facoltà di lettere occupata. Gli attivisti esprimono la loro solidarietà per lo sgombero dei ragazzi di Santa Insolvenza, allontanati all'alba appunto dall'ex cinema Arcobaleno. Cambiamo argomento. I ristoratori aderenti ad Ascom e la Caritas hanno dato vita a un'iniziativa di solidarietà che prenderà il via il 1 dicembre e che è rivolta a garantire un pasto a tutti quanti vivono in condizioni svantaggiate. Vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni. Oltre 4.500 pasti saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà da 18 ristoratori bolognesi che hanno aderito all'iniziativa di solidarietà lanciata da Ascom e Caritas, impegnandosi a fornire a rotazione 50 pasti al giorno dal 1 dicembre per 3 mesi. L'iniziativa è partita l'anno scorso dopo una cena che abbiamo fatto con i clochard al ristorante Diana. Allora Minella, presidente della Caritas, aveva detto: beh, se tutti i ristoratori mettessero qualcosa una volta al giorno, si potrebbero risolvere i problemi della fame per tutti questi disagiati. Noi ci siamo attivati in associazione,
abbiamo coinvolto tanti ristoratori, siamo riusciti a raggruppare 18 ristoranti, sono i ristoranti noti del centro per il momento e hanno aderito a questa iniziativa che parte il 1° di dicembre. Si tratta di un'iniziativa importante con cui saranno aiutate numerose famiglie disagiate, ha commentato Paolo Mengoli, direttore della Caritas Bologna. L'area di difficoltà e disagio si sta allargando, dobbiamo allargare anche la fascia di chi aiuta, ha dal canto suo affermato Marco Minella, segretario generale della CAMST. Essere una cooperativa ci porta ad avere una maggiore sensibilità verso l'area di disagio, ma anche se 18 adesioni sono un buon punto di partenza, non ci accontentiamo e lavoriamo per aumentare il numero dei ristoratori. L'iniziativa lanciata all'inizio dell'anno da CAMST durerà 3 mesi, anche se l'obiettivo di ASCOM è quello di farla diventare continuativa. Questo è un punto di partenza per essere sempre più presenti nel mondo della solidarietà, ha detto Giancarlo Tonelli, direttore di ASCOM. I pasti che prepareranno i ristoratori saranno ritirati dalla Associazione Arca e distribuiti alle famiglie in difficoltà nella sede di Via Zago. Abbiamo visto nelle immagini tra gli altri Paolo Mengoli, direttore della Caritas di Bologna, da cui arriva sostanzialmente un appello al Comune che deve darsi da fare per predisporre un piano importante contro il freddo. Sentiamo allora ancora le parole di Mengoli. Paolo Mengoli punta il dito contro i ritardi dell'amministrazione comunale nel predisporre un piano contro l'emergenza freddo. Ancora non è stato fatto nulla, dice il direttore della Caritas. Naturalmente la Caritas è sempre disponibile a collaborare. Vedremo l'attuazione. Certo è che mi pare non sia ancora partito quando stanotte siamo andati sotto zero. D'altra parte, quando ci sono in due realtà, il primo piano è Sabatucci e Via Lombardia, dove il ricovero per la notte è una settimana al mese, io credo che ci sia qualcosa che non funziona, occorrerà pensare qualcos'altro, anche perché quando la gente si ammala viene ricoverata negli ospedali cittadini e il costo è 400-500 euro al giorno, il costo di una ospedalizzazione. Quindi mi pare che disincentivare le persone dicendo ti do 7 giorni su 30, 7 giorni al coperto e i restanti del mese fuori, non mi pare, occorre studiare altri modi. E poi un discorso di prevenzione, vedere chi può trovare altre soluzioni da altre parti. E domani intanto le associazioni dei commercianti incontreranno il sindaco Virginio Merola per affrontare i temi dell'ordinanza che riduce gli orari dei locali di Via Petroni e dello spegnimento di Sirio in alcuni giorni di dicembre, richiesta per il momento rigettata dall'amministrazione comunale. Sentiamo. I commercianti si preparano ad incontrare il sindaco Virginio Merola. Sul tappeto domani ci saranno temi delicati, dall'ordinanza dell'amministrazione comunale che sarà firmata venerdì e che riduce gli orari di apertura dei locali in via Petroni, alla richiesta degli stessi commercianti di spegnere Sirio alcuni giorni a dicembre per favorire lo shopping natalizio. Noi faremo un ragionamento prima di tutto. Siamo in un momento di fortissima difficoltà. Le aziende, anche le aziende del centro storico, del commercio e dell'artigianato stanno facendo molta fatica. Toccare con dei provvedimenti punitivi e di chiusura eventualmente le attività del centro con appunto il non spegnimento di Sirio potrebbe essere un problema. Quindi noi cercheremo di ragionare con l'amministrazione comunale sulle modalità con le quali, così come è giusto, offrire cassa integrazione, ammortizzatori sociali alle industrie in difficoltà della nostra provincia, lo spegnimento di Sirio per qualche giorno nel mese di dicembre avrebbe una valenza anche sociale, sarebbe un segnale per l'economia del commercio bolognese importante. Ecco, in questo momento così delicato io credo che con grande responsabilità sia da parte nostra ma anche da parte dell'amministrazione bisogna valutare questi aspetti. I reati commessi ai danni di minori sono sempre più spesso all'ordine del giorno. Anche per questo il Comando Carabinieri di Bologna e la Procura Minorile hanno organizzato un corso di formazione per creare un gruppo di investigatori specializzati a trattare proprio questo tipo di crimini. Vediamo di cosa si tratta.
insegnare alle forze dell'ordine, in questo caso ai carabinieri, a gestire le delicate problematiche che coinvolgono minorenni quando sono vittime di reati. Un tema quanto mai complesso, sia dal punto di vista umano che da quello giuridico, al centro di una serie di incontri formativi tenuti da Ugo Pastore, procuratore presso il Tribunale dei Minori dell'Emilia Romagna, e da altri magistrati della stessa procura. L'obiettivo è specializzare al meglio un gruppo di investigatori, in particolare sugli aspetti giuridici legati ai reati che vengono commessi ai danni delle vittime più vulnerabili. Le lezioni, organizzate insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, si tengono nella caserma Manara di Piazza dei Servi. Si tratta di un'iniziativa che è stata presa di concerto col Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, con il colonnello Manzo, per affinare quella che è la cultura della prevenzione e della tutela in favore dei minori e dei soggetti deboli, formando specificamente ufficiali di polizia giudiziaria che, distribuiti sul territorio, possano rappresentare dei referenti per rendere più efficaci e chiaramente più tempestivi anche gli interventi di protezione nei confronti dei soggetti deboli. È un'iniziativa che prevede due incontri qui presso il comando provinciale e poi altri due incontri presso la procura per i minorenni, dove appunto gli ufficiali di polizia giudiziaria potranno verificare quello che è l'iter procedimentale che segue alle loro segnalazioni e alle loro denunce. Ha esploso un colpo di pistola che poi si è scoperto essere a salve, un bandito che ieri sera ha rapinato dell'orologio Rolex una donna di 39 anni. La violenta aggressione è avvenuta poco dopo le 21 tra via Marche e via Friuli Venezia Giulia in zona Mazzini. La vittima, di origine tedesca ma residente in città, era in compagnia di un bolognese di 45 anni ma era rimasta sola per qualche istante perché l'amico si è allontanato per andare a prendere la macchina. In quel momento è stata avvicinata da uno sconosciuto che sotto la minaccia di una pistola le ha detto di dargli il Rolex. Spaventata, la donna ha obbedito, ma nel frattempo è tornato l'amico che ha cercato di intervenire. A quel punto il malvivente gli ha puntato addosso l'arma e ha sparato senza ferirlo, poi è fuggito con il Rolex a bordo di un'auto. La polizia scientifica ha poi trovato a terra il bossolo di una scacciacani. Noi ci fermiamo per un attimo, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme dagli studi di ETG, prima di proseguire rivediamo gli argomenti principali di questa sera. Anna Maria Cancellieri, il nuovo ministro dell'Interno, come nelle previsioni sarà proprio l'ex commissario di Bologna a guidare il Viminale nel governo Monti, che ha giurato nel pomeriggio al bolognese Piero Gnudi la delega sport e turismo. Sgomberato questa mattina all'alba l'ex cinema arcobaleno, occupato da alcuni giorni, qualche momento di tensione con le forze dell'ordine che hanno trascinato fuori a peso una cinquantina di giovani, poi tutto si è svolto regolarmente. 4.500 pasti per le famiglie in difficoltà, l'iniziativa voluta dall'ASCOM coinvolge 18 ristoranti tra i più famosi della città che destineranno 50 pasti al giorno ai più poveri da distribuire attraverso la Caritas. Momenti di paura ieri sera per una 39enne di origine tedesca aggredita in zona Mazzini da un uomo che voleva rapinarla del Rolex. All'intervento di un amico, il bandito esplose un colpo di pistola a salve, fuggendo poi col prezioso orologio. C'è anche una mega cioccolata da 15 metri nell'ambito del Choco Show, aperto oggi a Bologna. La super tavoletta, che pesa 300 kg, entra di diritto nel Guinness dei primati, ma tante sono le golosità. E dunque parliamo proprio adesso del Choco Show, la ormai celebre rassegna dedicata al cioccolato che si è aperta oggi a Bologna. Tra le novità di quest'anno c'è anche una super tavoletta di cioccolato che è entrata già nel Guinness dei primati. Andiamo a vedere. È la tavoletta di cioccolato più grande del mondo, come certificato dal Guinness dei primati. È lunga 15 metri e larga 2, pesa oltre 300 kg e per assemblare le 360 placche che la compongono i maestri pasticceri Giuseppe Sartoni e Mirko Della Vecchia hanno passato tutta la notte a lavorare. All'ora di pranzo è arrivato l'ok dei giudici, la tavoletta entrerà a far parte del prossimo libro dei record. È una delle attrazioni del Choco Show, la fiera del cioccolato che ha aperto i battenti oggi a Bologna. La tavoletta dei record è anche biologica ed è formata da un inedito mix di cioccolato ecuadoregno e dominicano. Sarà messa in vendita e il ricavato andrà agli alluvionati della Liguria. La consueta rassegna bolognese, dedicata a uno degli alimenti più amati dai grandi, ma soprattutto dai bambini, è visitabile fino a domenica dalle 10 alle 20, sabato fino a mezzanotte, con stand in Piazza Nettuno, Piazza Maggiore, Piazza Renzo, Via Orefici, Via dell'Archiginnasio e Piazza Galvani. Contiamo quest'anno di fare un'edizione da record da tutti i punti di vista, sia perché ci aspettiamo almeno 200.000 visitatori, che
un numero ragguardevole anche per Bologna, per il suo turismo e per la sua animazione, e sia perché quest'anno abbiamo questa novità della tavoletta più grande del mondo. Il panorama italiano, il Cioccolato Show, è diventata la prima manifestazione sicuramente come numero di espositori artigianali, la seconda in termini assoluti come visitazione di pubblico, ovviamente la palma d'oro rispetto alla manifestazione di Perugia, però noi stiamo crescendo veramente tanto in questi 7 anni, nei primi 6 anni di manifestazione già 1,5 milioni di pubblico, di spettatori sono stati presenti all'iniziativa. Dobbiamo essere tutti orientati, tutti insieme per promuovere la città, per far risalire, per far riemergere la città. E noi ci fermiamo ancora per qualche istante, torneremo insieme tra pochissimo. Nuovamente insieme, soltanto una notizia di teatro, anzi della nostra programmazione, prima di chiudere. Questa sera nuova puntata di Palcoscenico In alle 23 sul canale 10, con un'anticipazione degli spettacoli teatrali in compagnia di Alessia Salvatori e dei suoi ospiti. Nella puntata di questa sera, tra gli altri, la partecipazione di Ernesto Maillet in Gomorra al Duse, poi Pizzocchi e Giacobazzi al Deon, e ancora Il Mare, Die con Paolo Poli all'Arena del Sole e Morandi con Marinella Manicardi al Teatro delle Moline. Quindi questa sera con Palcoscenico In alle 23 circa, come sempre, sul canale 10. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Mi fermo qui, grazie per essere stati con noi e ancora buon proseguimento con i canali di ETV.